saper suonare gli stili che si usano in generale. Schiena, che dietro qualcuno sta facendo gli altri. Sempre lui? No, vabbè, pensavo fosse. Allora, dicevo, dobbiamo conoscere quasi tutti gli stili e quindi qualsiasi stile ha bisogno del tuo suono, ma soprattutto della tua dinamicità. Perché in qualsiasi, tranne se non si parla di heavy metal, perché il metal ha questa caratteristica, il suono è quello, deve essere quello fino alla fine, dall'inizio del concerto fino alla fine del concerto deve essere quello, deve essere una macchina da guerra. Dall'inizio chiaramente 3 pedali, 1, 2, 3, la tensione, pedali così, però è chiaro che quella musica lì ha quella caratteristica lì, e se ci Bene, fate secondo caso, te. ragazzi, se ci fate caso, i batteristi di quel genere musicale, che fanno un bellissimo genere musicale, però sono quasi tutti, come dire, palestrati, tutti palestrati, ma veramente, perché là c'è bisogno proprio di fisicità, perché tu devi fare così, Va tutto il bene pezzo, quello che ti doveva capito? dire. Oltre a suonare, che si suona deve fare pure questo. E qui c'è una deve essere bravissimo, deve essere veramente bravo a suonare in quel modo, quindi ci vuole una fisicità, eccetera, eccetera. È l'unico stile, diciamo, musicale che non può avere, cioè non ci può avere, non può avere la possibilità o il bisogno di essere dinamico e proprio di meta. Cosa diventano tutti i generi musicali che suonerete. Hanno bisogno una dinamica. Quindi anche il rock, non li rimetta, ma il rock ha delle dinamiche pazzesche. A volte anche il rock, i brani di rock vengono suonati con delle dinamiche pazzesche. Sono contesti rock. Infatti la stessa cosa parlavo di ci sono dei groove qualsiasi genere suoneremo, abbiamo pure il re, che ne so. Può essere suonato in un certo modo, sì, non so se è esattamente quel brano lì, ma per questo direi che basta, può essere suonata sia a volumi alti sia a volumi bassi. Chiaramente l'approccio pop che abbiamo, perché se noi dobbiamo suonare in jazz, anche il tocco, il suono dei tamburi, chiaramente nel jazz noi tendiamo ad accordare un po' più alte, tendiamo a tendere, quindi abbiamo un suono più tendenza a diminuire la cordatura, quindi a tenerla più bassa. In questo caso. Allora,
jazz, a parte il discorso dell'accordatura, è importantissimo il top che poi diamo. Se noi stiamo suonando il jazz, stiamo suonando, cioè, facciamo un discorso di... Dobbiamo sempre tenere bassissimo il suono degli altri pezzi. Allora, qui scatta il discorso del polso, non scatta più il discorso delle dita. E se non si andava di dita, i volumi sono alti. E tendiamo a suonare pop sul discorso jazz. E non va bene. Quindi è importantissimo, come dicevo, il discorso e l'approccio proprio di suono dello strumento. Noi se stiamo suonando jazz dobbiamo ottenere un suono più caldo, meno più chiaro, meno duro. Quindi siamo fuori stile. Se noi suoniamo in un certo modo di do, poi suoniamo swing, siamo fuori stile. Va bene. Anche il tipo di approccio di feed. Noi, per quanto riguarda il jazz, teniamo sempre presente il lui. Nulla uno, nulla due, nulla tre, sono sempre ben accesi. Invece i colpi singoli non vanno bene, perché sono più fanti, sono più rock. Se noi suoniamo... adesso ancora si sentono queste diciamo questo tipo di sonorità che ancora oggi si sentono queste differenze, non c'è la possibilità, non c'è l'approccio giusto al suono. È chiaro che se noi suoniamo a questo punto colpi singoli e dobbiamo suonare a un volume diverso, e se noi suoniamo facciamo nulla uno, è importante qui avere un po' di senso di suonare in stile. Quando stiamo suonando jazz facciamo le cose attinenti al jazz, usiamo feed, usiamo le cose che la stessa cosa vale per le...